Amici sportivi e appassionati di grandi montagne, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Salite da Incubo. Oggi ci troviamo in Alta Val Venosta, siamo a Glorenza in Alto Adige e proprio da qui partirà la nostra scalata verso la conquista del Passo Resia. Lo farò in compagnia di due atlete professioniste, una delle principali atlete professioniste dell'intero Alto Adige. Sto parlando di Eva Lechner. Buongiorno Eva. Ciao Patrick, buongiorno. Tu questa salita immagino che la conoscerai abbastanza bene, spesso e volentieri l'avrai utilizzata come tua palestra di allenamento. Sì, essendo dall'Alto Adige ovviamente conosco bene queste strade e ho già fatto dei miei allenamenti qua. La seconda atleta professionista, sto parlando di Veronica Widman, altoatesina anche tu, conosci benissimo queste zone, specializzata nella mountain bike, ma soprattutto nel downhill, dove sei campionessa italiana in carica. Buongiorno Veronica. Ciao Patrick, ciao a tutti. Sì, oggi nel pomeriggio andremo sui trail su al Passo Resia, dove io mi alleno. Oggi sono venuta in questa bici, una bici da trail enduro. Abbandoniamo Glorenza, siamo a circa 900 metri di quota, ci alzeremo piano piano. Ragazze, se siete d'accordo, cominciamo a pedalare. Andiamo. Abbiamo scelto di imboccare subito la pista ciclabile da Glorenza in direzione Laudes e poi Malles, dove ci stiamo apprestando ad entrare. Tra le altre cose, insomma, la Val Venosta perfettamente raggiungibile anche attraverso il treno appunto dell'Alto Adige. Eva, tu di treni non ne hai bisogno, perché il tuo treno è nelle tue gambe. 12 medaglie mondiali, di cui 3 d'oro, 4 partecipazioni alle Olimpiadi, 31 titoli italiani, tantissime medaglie anche a livello europeo. Ma nonostante questo sei ancora qui, una ragazza modesta ma soprattutto con tanta, tanta voglia di pedalare. Sì, la bici fa parte della mia vita, è una sorta di libertà e da quello, sì, è una cosa che farò anche nel futuro, sicuramente anche quando smetterò. Ti sei adoperata in tutte le discipline, dalla strada, dove hai fatto anche il mondiale di Varese 2008, al ciclocross, alla mountain bike. A me è sempre piaciuto tanto la diversità della bici e comunque sin da piccolo mi hanno fatto provare anche la strada. Certo è che percorrere questa ciclabile, questa via Claudio Augusta, lungo tutto l'Adige, lungo tutta la Val Venosta, è qualcosa di molto suggestivo, ma soprattutto adatto a chiunque, perché Eva, qui le pendenze non sono così severe. Sì, infatti, sono ciclabili molto, molto belli, non troppo ripidi e adatti a tutti i tipi di bici e comunque anche per le famiglie, con i bambini. Facciamo una piccola sosta perché qui merita, siamo a San Valentino alla Muta, 1450 metri di quota, ci stiamo alzando un pochino, un po' alla volta, chilometro dopo chilometro. Qua siamo circa 7 km dalla nostra prima meta, il Passo Resia. Campanile di Curona alle nostre spalle, famoso in tutto il mondo, ci fa capire che siamo praticamente arrivati in cima a questo Passo Resia. L'altitudine ce lo testimonia, siamo a 1502 metri sul livello del mare. E l'estate, Eva, qui entriamo proprio nel tuo campo, si svolge una delle più belle gare a livello italiano ed è riservata proprio alle mountain bike, che è l'Ortler Bike Marathon, nel mese di luglio. Ormai già un po' di anni che esiste, è cresciuto tanto e comunque è una gara famosissima che ha sempre tanti partecipanti. Adesso ragazzi entriamo nel vostro mondo, lascio la mia bicicletta da corsa, prenderò una mountain bike come voi, qui con questi 5 impianti di risalita, 27 trail, 56 km, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Sì, esatto, qua trovi proprio i trail per tutti, per famiglie, per partecipanti, anche per come me che amano un po' più la velocità, la tecnica e quindi no. È un proprio, diciamo, un'area perfetta per fare vacanze, anche andare in bici.
Wow! Beh, devo dire che anche il mountain bike è divertente. Dove ci troviamo, Veronica? Adesso siamo sulla parte Schöneben. Abbiamo fatto il slow trail, che è soprattutto per famiglie o anche persone che vogliono iniziare. Da saper guidare bene la bicicletta anche in discesa, specialità di Veronica, è importante anche per chi fa cross country. Spesso le gare si decidono anche in discesa. Sì, certo, anche noi abbiamo dei tratti difficilissimi sui nostri percorsi e comunque se sai bene guidare vuol dire che recuperi anche meglio e hai più forze per la salita, per quello anche noi ci dobbiamo allenare sulle discese. Siamo arrivati, ragazze, è stato un piacere. Grazie a te. Grazie. Siete state delle compagne di viaggio formidabili. Noi siamo tornati qui nel luogo più iconico di questo Passo Resi, il campanile di Curon. Grazie Veronica per la tua compagnia, grazie Eva anche a te. Il nostro appuntamento naturalmente per il prossimo episodio di Salite da Incubo. Benvenuti al Passo Resia.